Battisti Malte Bulldozer, faccio parte dell'associazione Teniamoci per mano, che parte nel 2010 da Napoli e poi si estende in tutta Italia. E l'associazione ha tanti distretti e in questi distretti sono divisi proprio per regione. Io faccio parte del distretto di Roma Litorale, che prende dalla fascia tirrenica, Civitavecchia, Santa Marinella, Palidoro, arrivando Fiumicino, Ostia, fino a Nettuno. Noi scherziamo, anche se scherzare è una cosa seria, ridiamo, ma ridere è una cosa seria, e lo facciamo per donare la cosa più bella che ci abbiamo, il sorriso. Adesso con il Covid il suo sorriso ce l'hanno un po' cancellato, e noi stiamo imparando a sorridere con gli occhi, proprio perché cerchiamo di dare fuori quello che riusciamo a dare verso di noi. Per cui vieni che ti presento, noi siamo tutti con la stessa voglia di donare la nostra energia. Ovviamente io faccio parte anche del distretto di Roma, che dove sono cresciuto e tuttora sono dentro, e vediamo, vogliamo far sorridere. Il nostro obiettivo è andare a portare il nostro sorriso. Non c'è il cappello, non c'è il cappello, non c'è il cappello. Ciao, io sono Claudia Onda e faccio parte di questa meravigliosa famiglia, e il nostro obiettivo con questo nasino rosso è di portare tanta allegria e tanti sorrisi, sempre con il cuore. Io mi chiamo Leonardo Zurlo, però in arte Trullo. Niente, questa è una situazione meravigliosa, teniamo sul mano ovviamente, dove cerchiamo di regalare un sorriso, principalmente regalare un sorriso. Io da poco faccio parte di questa associazione, però mi trovo benissimo, ho conosciuto tanta gente, tante persone con tanti problemi, ma meravigliosi a modo loro, e sono praticamente loro che ci danno qualcosa, ci regalano tanto. Ciao a tutti, io sono Fuxian e oggi stiamo qui insieme ai ragazzi, cerchiamo di dare a loro tanti sorrisi e fare passare momenti divertenti. Il mio obiettivo è far cadere Bulla, ovviamente. Io sono Elia, sono una delle ultime entrate e loro sono i nostri meravigliosi ragazzi, e ovviamente il nostro obiettivo è farli sorridere il più possibile, perché come c'è anche la nostra maglietta, un giorno senza sorriso è un giorno perso, e quindi questo è il nostro obiettivo. Poi vabbè, mi dispiace perché sono troppo piccola. Davvero, pure zero. Davvero, pure zero. Ma se siamo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, diciamo il clown che si traveste, ma sono veri clown terapisti che si impegnano a strappare un sorriso a questi ragazzi, cercando di farli in un certo modo metabolizzare il dolore, perché il dolore c'è ed è effettivo, e loro vogliono in un certo senso fargli vivere il dolore ridendo, cercando di non cancellarlo perché è una realtà, ma cercando di farlo vivere nel modo più normale possibile. Per me sono una cosa straordinaria, perché il sorriso è tutto, il sorriso è comunicazione, il sorriso è conforto, il sorriso è comunque un modo per condividere, un modo per familiarizzare, un modo per sentirsi vicino a qualcuno. Quindi penso che sia una cosa bellissima. Per me il sorriso è il primo approccio che noi abbiamo con l'altra persona, e io condivido molto questo tipo di terapia. E tra l'altro loro sono persone specializzate, non sono veri e propri medici, ma la maggior parte di loro sono persone, almeno diciamo i capi reparto, perché poi loro ci sono i capi reparto e poi si affiancano volontari. Sono partiti con un'unità di poche persone, sono arrivati a 1000 volontari.